Buongiorno a tutti, domani finalmente iniziano i campionati europei, tra l'altro iniziamo subito con la nostra Italia, in bocca al lupo alla squadra di Mancini. E questo video sarà molto breve, ve lo anticipo, e riguarda solamente un piccolo particolare relativo al regolamento sul quale c'è stato un po' di confusione, tanto per cambiare. Nei giorni scorsi avrete letto su vari siti di informazione che le regole per l'anno, per la prossima stagione, saranno introdotte in anticipo per l'europeo. In particolare le nuove norme, tra virgolette, nuove norme relative al fallo di mano. Potrei tenervi fino alla fine del video, che tra l'altro sarà breve, per dirvi che in realtà non è cambiato niente, ma ve lo dico subito, non è cambiato niente. Per quanto riguarda la fase difensiva non è cambiato assolutamente nulla. C'è una piccola modifica importante a mio parere per quanto riguarda il tocco di mano in attacco. Anzi, era la normale evoluzione di una norma che era nata male oggettivamente, ma ci arriviamo. Da dove nasce il qui pro quo? Ogni anno l'IFAB, tra fine febbraio e inizio marzo, si riunisce in una sede che è itinerante, non è sempre fissa. I membri dell'IFAB, durante questa riunione, che è il meeting annuale, approvano oppure bocciano le proposte di innovazione regolamentare che vengono portate avanti da varie entità, che può essere una federazione, che può essere la FIFA, la UEFA, possono essere in tanti. Poi ci sono anche dei panel che si concludono e che vengono, il cui lavoro viene approvato, recepito un regolamento oppure non viene recepito. Per esempio, ci sono dei panel che si stanno occupando di possibilità di modifiche nelle prossime stagioni. Per esempio, ci sono panel sul challenge, ci sono i panel sull'utilizzo del VAR, sulla seconda ammonizione, ce ne sono vari su che si stanno studiando eventuali modifiche al regolamento. Subito dopo il meeting annuale, l'IFAB rilascia una sorta di comunicato stampa che si trova sul sito dell'IFAB stesso. Come vedete, è il sito istituzionale. Non è facilissimo da consultare, questo devo essere onesto, tanto è vero che questo chiarimento si trova, anzi questo chiarimento, questa sorta di comunicato stampa si trova tra le news, non tra le rules of the game, né neanche tra law changes. Vengono pubblicati sulle news. Che cosa dice questo chiarimento, anzi questa sorta di comunicato stampa? Che l'IFAB chiarisce, dopo la riunione, dopo il meeting annuale, il 135esimo meeting annuale dell'IFAB di quest'anno, la IFAB chiarisce le regole sul tocco di mano e conferma le decisioni relativamente alle sostituzioni e ad altri vari argomenti. All'interno del corpo di questo comunicato, leggiamo nel terzo paragrafo che è stato confermato. Anzi, i membri dell'IFAB hanno confermato che non tutti i tocchi di mano sono da considerarsi un'infrazione. Nella parte successiva è confermato che gli arbitri dovranno continuare a utilizzare il proprio giudizio nel determinare la correttezza della posizione delle braccia e delle mani in relazione al movimento del giocatore. Questo è quello che è stato cambiato. Poi è stato modificato un po' non il regolamento, ma semplicemente la definizione all'interno del regolamento del tocco di mano. Andiamo a vedere che cosa è stato cambiato. A seguito di questi chiarimenti è considerato un'infrazione di mano se un giocatore tocca deliberatamente il pallone con il braccio alla mano, per esempio muovendo il braccio alla mano verso il pallone, tocca il pallone con braccio o mano nel caso in cui ha aumentato il volume corporeo. Un giocatore è considerato aver aumentato il volume corporeo se la posizione del braccio e delle mani non è conseguenza o giustificato dal movimento del corpo in specifiche situazioni. Avendo la posizione delle braccia in questa posizione, il giocatore si assume la responsabilità, il rischio che la sua posizione di mano di braccio sia considerato punibile. Bene o male quello che vi ho detto tante volte in questa stagione, semplicemente non è cambiato il regolamento.
è stato recepito una definizione che viene utilizzata praticamente in tutto il mondo, cioè assumersi il rischio di una posizione inconferente delle proprie mani o delle proprie braccia relativamente a un movimento del corpo. Questa è la nuova dizione, anzi, questo è quello che è stato recepito all'interno della regola 12, falli e scorrettezze, e c'è la definizione di gioco di fallo di mano, cioè ci sono alcune considerazioni sul fallo di mano. Non ogni contatto col pallone con braccia e mani è considerato e deve essere considerato un'infrazione. La posizione delle braccia e delle mani deve essere considerata in relazione al movimento del corpo. È stata rimossa l'annullamento delle reti che vengono segnate su. In conseguenza di un tocco di mano di un compagno di squadra che produce una opportunità di segnare una rete. Ed è questa l'unica vera novità che c'è all'interno di quello che è stato pubblicato sul sito dell'IFAB. Ma ci arriviamo. Questo era il regolamento 2020-21. È considerato infrazione se il giocatore tocca deliberatamente, cioè volontariamente, il pallone con le mani, segna nella porta avversaria direttamente con le proprie mani e con le braccia, anche se accidentale, incluso by the goalkeeper, significa incluso un rimpallo con il portiere. Che il pallone ha toccato la sua mano, anzi, ha toccato il braccio o la mano di un compagno, anche se accidentale, nell'immediatezza la rete ed è stata segnata una rete nella porta avversaria o è stata creata un'opportunità di rete, deve essere sanzionato con una calcio e punizione diretto. Sempre nel regolamento del 2020-2021, cioè quello che è stato in vigore fino adesso, i tocchi toccare il pallone con il braccio o con la mano è punibile nel caso in cui il braccio o la mano hanno aumentato il volume corporeo, il braccio o la mano sono all'altezza o sopra la spalla, a livello della spalla, a meno che, questa c'era l'eccezione, a meno che il giocatore non abbia deliberatamente, volontariamente giocato il pallone prima con un'altra parte del corpo e poi il pallone si è carambolato sulla mano o sull'abbraccio. Nelle regole del gioco del 2021-22, cioè per la stagione prossima e anche per questo europeo, è considerato un'infrazione nel caso in cui il giocatore tocchi il pallone con il braccio o la mano volontariamente, per esempio muovendo il braccio o la mano verso il pallone, esattamente come quest'anno. Tocca il pallone con la mano o col braccio che hanno aumentato il volume corporeo, esattamente come quest'anno. Poi ci sono delle specifiche. Un giocatore considerato aver aumentato innaturalmente il proprio corpo, se la posizione del mano e delle braccia non è conseguenza o giustificato dal movimento del corpo del giocatore. Praticamente quello che abbiamo visto sempre tutti questi ultimi anni. L'ultima parte è relativa invece alla vera ed unica novità, anzi, non la vera. L'unica novità che è stata introdotta quest'anno e che verrà utilizzata direttamente all'europeo deve essere considerato, se deve essere fischiato un calcio di punizione diretta a favore della difesa, se viene segnata una rete direttamente con le mani e col braccio. Perché, come ricorderete, l'IFAB ha definito non accettabile che una rete venga segnata con un braccio o con una mano perché non sono parti utilizzabili del corpo, secondo me correttamente. Dicevo che deve essere annullata una rete che è stata segnata direttamente con l'abbraccio con la mano, anche se accidentale, including by the goalkeeper, che è quello che avevo detto prima, incluso se c'è stato un rimpallo tra il portiere e il giocatore che poi ha segnato e ha toccato senza volerlo con la mano. Immediatamente dopo che il pallone è stato toccato,
anche se accidentalmente, significa che non è più considerata una rete da annullare nel caso in cui il pallone, poi spedito in rete, sia stato ricevuto dal giocatore da un proprio compagno di squadra, cioè che nell'immediatezza abbia ricevuto una sorta di assist che gli abbia creato una chiara occasione da rete, sulla quale, sui sviluppi della quale poi il giocatore ha segnato. Perciò questa è l'unica novità. Viene rimosso dal regolamento l'immediatezza della creazione di una chiara occasione da rete. Vengono annullate automaticamente tutte le reti che vengano segnate direttamente a quel giocatore che ha toccato il braccio. Per esempio, se un pallone spiove all'interno dell'area di rigore, e involontariamente, casualmente, un giocatore della squadra A tocca il pallone col braccio che arriva a un suo compagno che segna la rete, quella rete, se il tocco di mano verrà considerato casuale, non volontario, non punibile, quella rete verrà convalidata. Nel caso in cui invece il pallone venga toccato con il braccio, con la mano, dal giocatore che poi segnerà, quella rete verrà annullata. Questo regolamento in italiano è il regolamento attuale che in Italia avrà valore fino al 30 di giugno. Perché? Perché ci sono per esempio i playoff di Serie C che si concluderanno giovedì prossimo. Dopodiché anche il regolamento italiano recepirà le novità introdotte dalla FIFA. Attenzione, non sono novità reali, semplicemente è stato ristrutturato la descrizione del fallo di mano all'interno del regolamento, esattamente quello che è successo 2 anni fa. Non venne cambiato assolutamente nulla nell'interpretazione, le linee guida sono rimaste le stesse, semplicemente l'IFAB decise che la definizione del fallo di mano che rappresenta il regolamento fino al 2019 era ormai vetusta, ed era vetusta da parecchi anni, e ha semplicemente recepito quelle che sono state le direttive utilizzate negli ultimi 20 anni. Perciò non è cambiato assolutamente nulla. Questo è il regolamento del fallo di mano che c'è quest'anno fino al 30 giugno, poi ci saranno le modifiche. E anche le regole che vengono utilizzate, anzi la definizione che verrà utilizzata da venerdì, da domani, per il campionato europeo, varrà anche per tutte le altre competizioni dal 1° di luglio. La ratio delle modifiche. Questa è una parte che viene sempre inserita dall'IFAB e purtroppo però non viene abbastanza pubblicizzata. Come vedete, si tratta spiegazione relativa al nuovo regolamento, anzi non al nuovo regolamento, a quella che è la nuova edizione del fallo di mano per il 21-22. La spiegazione qual è per il quale si è deciso di modificare la descrizione del fallo di mano? Perché non tutti i contatti tra mano braccia e pallone deve essere considerato un fallo di mano. Gli arbitri devono giudicare la validità, cioè la conferenza della posizione delle braccia e delle gambe in relazione a quello che il giocatore sta facendo in una particolare situazione. Praticamente vi ha detto che non esistono episodi identici e che bisogna valutare ogni episodio singolarmente preso. Ve l'ho detto migliaia di volte. Un tocco di mano accidentale da parte di un compagno prima di una rete, che una rete sia stata assegnata e creata con un tocco di mano accidentale un'opportunità di segnare una rete, è stata rimossa dalle fattispecie da considerarsi irregolari. Va bene così, perché 3 anni fa, nel momento in cui venne introdotta la norma sul tocco di mano in attacco che portava all'annullamento automatico delle reti, si era creata una situazione quasi paradossale, cioè tocchi di mano totalmente casuali avvenuti molto prima che portavano all'annullamento delle reti che sostanzialmente con quel tocco di mano non avevano nulla da spartire. Poi si è modificato introducendo l'immediatezza, che l'anno scorso comunque qualche problema l'ha creato perché ci sono state anche delle reti annullate oggettivamente senza senso. Si è arrivati a questa definizione, che probabilmente sarà l'ultima modifica, secondo la quale tutte le reti realizzate devono essere annullate solo e esclusivamente se il tocco di mano è del giocatore che ha poi effettivamente segnato, eliminando il tocco di mano casuale ovviamente, perché il tocco di mano volontario invece verrà ancora punito ovviamente con infrazione.
e da parte di un compagno. Vi ricordate per esempio la rete di Depo, no, di Paul, mi pare che fosse in Juventus Udinese, che venne annullata per un tocco di mano a centrocampo. Ebbene, quella rete sarebbe stata annullata ugualmente, perché il tocco di mano di Paul era volontario e perciò era una infrazione che era avvenuta all'interno della stessa app. La rete di Ibrahimovic, per esempio, in Fiorentina, già l'anno scorso non era da considerarsi annullabile, anche se era annullabile ai tempi in cui era vigente il regolamento iniziale, non sarebbe stato annullato col regolamento dell'anno scorso, non sarà annullabile l'anno prossimo. Se vi ricorderete, poi invece c'era stata una rete in Cagliari-Roma, se non mi ricordo, con un tocco di mano al centro dell'area di Simeone, Cagliari-Roma mi pare che fosse, se non mi ricordo esattamente che partita fosse. In ogni caso c'era stato un tocco totalmente casuale di Simeone, era stata una rete che era stata annullata, una bellissima rete di Veretout, non era Simeone, era un altro giocatore. Vabbè, ma in ogni caso un attaccante della Roma aveva toccato il pallone con la mano in maniera totalmente casuale, la rete venne annullata. Secondo il regolamento in materia di 3 anni fa, la rete era stata giustamente annullata. Con il regolamento dell'anno scorso sarebbe stato giustamente annullato perché nell'immediatezza Veretout aveva segnato. Con questa nuova edizione del tocco di mano in attacco, quella rete l'anno prossimo sarà regolare. Questo è tutto e qui quanto. Sui tocchi di mano perciò non aspettatevi alcuna novità, perché non ce ne sono. È semplicemente stata modificata un po' la definizione per chiarirlo, come ha scritto l'IFAB il 5 marzo 2021, cioè pochi giorni dopo la riunione annuale dell'IFAB. L'IFAB chiarisce le regole sul tocco di mano. Null'altro, nessuna regola nuova. Buon europeo a tutti, ci vediamo durante questa manifestazione che ci auguriamo molto positiva per noi italiani, anche perché, se non sbaglio, è dal 68 che non la vinciamo. In bocca al lupo all'Italia, in bocca al lupo ai ragazzi di Mancini, buon divertimento a tutti voi, ci vediamo durante l'Europeo. Ciao!